Cantù vince anche gara 2 contro Ravenna e si porta sul 2-0 nella semifinale playoff. Dopo il successo in gara 1 sabato scorso con il punteggio di 71-68, i Brianzoli si impongono con il punteggio finale di 79-69 nel secondo confronto. La semifinale playoff è al meglio dei cinque incontri e ora all'Acqua San Bernardo basta un'ulteriore vittoria per conquistare il passo e per la finalissima che regalerà la Serie A. Nell'altra semifinale la sfida è tra Scafati e Assigeco Piacenza. Abbiamo avuto due partite abbastanza simili, in cui nei primi due quarti non siamo riusciti né in gara 1 né in gara 2 ad avere l'intensità difensiva che dovevamo avere, commenta a fine partita coach Marco Sodini. Poi certamente siamo cresciuti nel corso del match. Dobbiamo sapere però che per vincere gara 3 in trasferta non possiamo giocare 20 minuti, ne servono 40. L'emblema di questa partita è senz'altro la squadra perché si è trattato di un'autentica vittoria di squadra, passata anche dal recupero di Zach Bryant, aggiunge Sodini. Adesso abbiamo bisogno di Giocare 40 minuti per vincere anche gara 3, pensando però a un possesso per volta. Credo che la mia squadra abbia la capacità per farlo. L'attenzione si sposta ora su Faenza: giovedì alle 20.30 è in programma il Palacattani gara 3 della semifinale playoff. Per Cantù sarà il primo match point.